Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi impareremo ad utilizzare il verbo starci in italiano. Starci, contrariamente a quello che si può pensare, non ha nulla a che vedere con il verbo stare. Il verbo stare significa to stay. Il verbo starci, invece, che altro non è che il verbo stare insieme al pronome ci, può avere differenti significati molto utili nella lingua italiana. Iniziamo intanto a coniugare il verbo starci al presente indicativo. Io ci sto, tu ci stai, lui, lei ci sta, noi ci stiamo, voi ci state, loro ci stanno. Iniziamo col primo dei tre utilizzi del verbo starci. La prima traduzione di starci è to be up for something, quindi avere voglia di fare qualcosa, essere d'accordo nel fare qualcosa. Proviamo a fare degli esempi e cerchiamo di capire come utilizzarlo nel miglior modo. Questo pomeriggio voglio andare a correre. Ci stai? Questo pomeriggio voglio andare a correre. Ci stai? Questa frase significa This afternoon I want to go for a run. Are you up for it? Quindi stiamo chiedendo se l'altra persona ha voglia di fare la stessa cosa, se ha voglia di unirsi. Questa persona può rispondere ci sto. Oppure può rispondere non ci sto, non ci sto. La prima frase significa I'm up for it, la seconda frase ovviamente significa I'm not up for it, I don't feel like doing this. Facciamo un'altra frase. I miei amici vogliono andare in Grecia, ma io non ci sto. I miei amici vogliono andare in Grecia, ma io non ci sto. My friends want to go to Greece, but I'm not up for it. I don't want to do it, I don't feel like doing it. Quindi anche in questo caso stiamo dicendo che non abbiamo voglia di fare questa cosa, che non siamo d'accordo con gli amici, per esempio. Il secondo utilizzo di starci è to fit. To fit nel senso di avere lo spazio disponibile per qualcosa, trovare del posto per fare qualcosa. Facciamo una frase. Non ci stiamo tutti a questo tavolo. Non ci stiamo tutti a questo tavolo. Non c'è abbastanza spazio per tutti in questo tavolo. Nel mio salotto ci sta solo un divano. Nel mio salotto ci sta solo un divano. Anche in questo caso stiamo dicendo c'è lo spazio solo per un divano. Facciamo ancora una frase. Quante persone ci stanno nella tua macchina? Quante persone ci stanno nella tua macchina? Anche qui stiamo chiedendo quanto posto c'è nella macchina, quante persone possono entrare nella macchina? L'ultimo utilizzo di starci è nell'espressione ci sta. Ci sta significa naturalmente, ovviamente. Matteo si è licenziato dal lavoro perché lavorava troppe ore. Matteo si è licenziato dal lavoro perché lavorava troppe ore. L'altra persona può dire ci sta, come dire è normale, è ovvio, anche io farei lo stesso. È un po' come dire, well, of course, that's obvious, that makes sense. Questa è un'espressione che si usa solo in questo modo, dicendo ci sta, quando vogliamo dire certo, è ovvio, è naturale. È tutto per questa breve lezione di oggi. Spero che abbiate imparato una cosa nuova, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!